Ma adesso, io guarda, io mi spavento ogni volta perché è una cosa inammissibile. Io non so cosa insegna agli alunni questo professore un po' matto, e noi ogni giovedì l'abbiamo qui a Radio Alcamo Centrale, che vorrei sapere chi è che l'ha portato qui, che gli ha chiamato, io non lo so, ha chiamato lui, avete chiamato voi, voi volete fare una rubrica, io non so. Secondo me il professore Cimabù è stato portato qui in radio dal nostro regista Peppe Parrino. Lo immaginavo. Adesso Peppe, guarda, vengo da te. Intanto proviamo a chiamarlo, già mi dicono che credo che sia in linea. Pronto? E allora, bambini, vi ho detto mille volte, ecco, che le zecche ai cani bisogna strapparle con i denti. Quindi non c'è bisogno di tritare forbici e forbicine. Professore, scusate bambini che devo parlare con la radio. Professore, buonasera. Buongiorno, professore. Buongiorno. Professore, sono io, quindi decido io dove parlo io. Scusi. Che parte il tappetino. Poi lei è sempre di buon umore ogni volta che interviene qui, eh? E questi bambini mi fanno sempre impazzire. Ecco, ma è una cosa. Ma che cosa? Un pochettino gli sparo in testa. Ma che sta dicendo? No, professore, non si dicono queste cose. Non si fa. Quando ci vuole, ci vuole. Sì, capisco, però non sparargli in testa. E allora nelle gambe? Professore, guarda, ma cosa stava insegnando poc'anzi? Intanto, allora, abbiamo fatto in poche parole un po' di giri turistici per le scuole. Siamo stati alla Bao Bao Micio Micio di Canicattì. Siamo stati alla Petti Puppi di Partinico. Oggi dove siamo? Oggi siamo alla scuola elementare di Il Cannolo Più Bello Ce l'ho io di Dattilo. Dattilo, per chi non lo sapesse, è una frazione di Trapani dove fanno dei cannoli meravigliosi. Ho capito, esiste pure una scuola in onore del cannolo fresco. Certamente. Perfetto, professore, oggi parleremo di qualcosa, no? Qualcosa parleremo pure. Sì, certamente, io sono il professore di tutto. Professore di tutte. L'altro giorno abbiamo parlato di storia, oggi parleremo di scienze. Oh, finalmente bello. Una bella materia, la scienza. Ma quanto è bella la scienza, quante cose sono sapute tramite la scienza. Ma che bella la scienza. Quindi parliamo dell'impollinazione. L'impollinazione. Chi è che non sa che cos'è l'impollinazione? Adesso ci sarà il nostro professore. Per favore, non mi faccia fare brutta figure oggi. No, eh? Io sono un professore altolocato, quindi... Quindi, professore, di tutto, non facciamo brutte figure. Mi raccomando. Allora, l'impollinazione. Sì. Perfetto, ci dai. Ci sono tanti tipi di impollinazione. Perfetto. Oh. Tipo l'autoimpollinazione. Cioè, è possibile... Sono nei fiori ermafroditi. Domanda semplice per chi che non sa che cos'è, cosa significa ermafrodita, professore? Dai, forza. Sì, allora, voi conoscete il gergo gay? Sì, certo. Sì. Che c'entra? Ecco, gli ermafroditi si possono chiamare anche così. Perché gli ermafroditi sono sia passivi che attivi. Quindi la prendono e la danno. Ma professore! Professore! Ma che c'è? Ma che c'è? Così no, eh? Ma dai, allora, radioascoltatori... Rispetto per tutti! Radioascoltatori, per favore, stiamoci calmi. Professore, c'era qualche cosa che non andava, forse? No, perché? Scusate, l'ermafrodita è sia maschio che femmina. Sì, lo so, ma vabbè, professore, andiamo avanti con questa impollinazione che mi sto impollinando pure io un po' a sentirla. Comunque, vai. Comunque, ci può essere anche un altro tipo di impollinazione. Perfetto. Per esempio, scusate, c'è un pochettino di catarro. Si chiama... Per esempio, c'è l'impollinazione entomogama o entomofila. Cioè si intende il processo di impollinazione portata avanti dagli insetti. Ah, benissimo. Andiamo avanti, quindi qua fino a qua ci siamo. Questo tipo di impollinazione è effettuata soprattutto da farfalle. Oh, ma che bello! Falene. Oh, le falene. Chi è che balene? Balene. Balena, a me lei non lo dice. Balene? Non l'ho detto lei. Dalle balene l'impollinazione? Perciò scrippi una. Ma come? Ape. Ma che tre ruote. Vespe. Scooter. Ma che dici? Ma che devo fare? Ma che dici, professore? Ma che sta dicendo? Ma era partito bene. Mestiere. Era partito bene l'impollinazione. Comunque, ma dai. Ogni tipo di insetto motorato.
non gliel'ha detto nessuno che lei ha sbagliato mestiere. Assolutamente no. Ecco, io studio dalla mattina alla sera. Ma soprattutto il martedì mattina. Ecco, lo sappiamo. Perché il martedì proprio il martedì, scusa? Perché mi uncio con il regista Beppe Barrino. Ah, hai visto che l'ha chiamato lui? Abbiamo svelato il segreto. Io ci ho fiuto per queste cose. Allora, professor, rientriamo. Sì. Rientriamo di nuovo. Mi fai sentire il tappetino un po' più alto per favore, guarda. Rientriamo di nuovo. Vai, forza. Sì. Ok, prego. Anche le piante, sì, come gli animali, si riproducono. E per fare ciò, molte di esse, sì, proprio come gli animali, devono fare in modo che un seme maschile venga unito a un ovulo femminile. Lo sappiamo tutti. Ovvero, che avvenga la fecondazione. Sì. Sì. Cioè, si chianta l'ogivito. Ma chi sta... Mamma mia! Professore, ma non ci siamo! Esatto, non si deve esprimere così! Non si dice... Ma perché? Questo. Perché parlo con i bambini, bambini bisogna parlargli con tranquillità. Ma lei è molto tranquillo, forza, dai, allora, dai, andiamo avanti. Ma dai del tu al professore, devi dare del lei. Ma quale del lei? Mamma, mi faccia il piacere che già questa... Ma per dire, va. Allora, professore, è ancora in linea? Pronto? Sì. Allora. Nella maggior parte dei casi il polline di una pianta si unisce con l'ovulo di un'altra pianta. Con l'ovulo? Sì, questo si chiama fecondazione incrociata. A tipo orgia. Ma che... Ma non... guarda, io... Comunque... No, non ci siamo proprio. Comunque, scusate, un secondo che... Aspetta, un secondo. Ecco. Ma che cosa sta facendo? Che succede, professore? Io non capisco... Chi è questo bambino che ride? Come? Non ti permetto. Va bene. No! Ecco, va bene. Il bambino ha smesso di ridere. Ma come? No, guarda. Io la denuncio! No, guarda. Questo è insegnamento. Ma come insegnamento, professore? Ma comunque... Questo è omicidio, quale insegnamento? Comunque, l'impollinazione è quando l'insetto vola da qua a là. Ecco. Da lì... Allò, ma che... da lì allù. Ma che sta dicendo? Io vorrei capire chi è che le ha dato la laurea. Ecco, e va. Cerca il suo fiore preferito. Passa da uno e dice, no, quello è troppo brutto. Certo. Allora va ad un altro, no, quello è troppo grasso. Le piante grasse, è normale. Dai. No, passa da un altro e dice, no. A quello gli puzzano i piedi. Ma come ci puzzano i piedi? Ma non è un fiore quello. Ma quello è là per le sue esigenze. Non lo so com'è. Ma i fiori non hanno i piedi, hanno le radici. E va bene, gli fanno effetto lo stesso. E poi alla fine l'altro dice, no, quello non è ricco. Ma come non è... Ma dai. Alla fine ne trova uno bello sgargiante e si fionda sulla preda. Oh, finalmente si fionda su... Ma che cos'è sta cosa? Come? La lapa incomincia a fare il suo balletto sexy al fiore. Ma come? Pure la musica? Ma come? Con calma, sensuale, il fiore si scioglie, si apre e lui si introduce dentro questo fiore. E lì incomincia il gioco di fuoco. Ma come? Sopra. Questo è l'effetto speciale. Sotto. Ma da... Professor, silenzio. Laterale. E così via. Ma dai, basta. Comunque, dopo tutto il gioco di fuoco, sì, la lapa si fuma una sigaretta, ci dà 10 euro al fiore e se ne va. Ma quella è prostituzione. Ma come, professore? Ma no, ma anche i fiori. Ma dai, ma basta, ma non ci credo. Comunque, ma no, vissero tutti e due contenti e soddisfatti. E ci credo, professore. Ma basta. Qui il professore Cimabue vi saluta. Ecco, meno male. Perché continuo qua con i miei bambini. Meno male, non usi le pistole. Erano 20, sono rimasti 19. Ecco, lo sappiamo, un poco fa uno ci ha lasciato. Pace all'anima sua. È diventato zoppo per un pochettino. Ah, per un pochettino pure, ma è una cosa impressionante. Non me lo dovete chiamare più a questo professore, per favore, per Rivolgiti carità. A Peppe, noi però salutiamo il professore Cimabue. Professore, noi la salutiamo. Arrivederci. Alla prossima. A giovedì prossimo. A giovedì. Ciao.
Arrivederci.